Assolutamente, cioè come prima cosa noi organizziamo questo memorial in ricordo di Paolo e in ricordo dei valori che Paolo ha sempre incarnato e rappresentato, quindi sicuramente. E il fatto che quest'anno siamo riusciti rispetto alla prima edizione a raddoppiare, questa era una promessa che avevamo fatto lo scorso anno, devo dire che appena abbiamo chiamato anche squadre come Juventus e Milan abbiamo insomma avuto subito risposta positiva per il grande affetto e stima nei confronti di Paolo, per il lavoro che stiamo portando avanti da quando Paolo non c'è più, e quindi questo per noi, ecco, è molto importante. Quindi l'idea è quella di far crescere il memorial sempre più, quindi puntare anche all'internazionalizzazione, rimanere in Val d'Arno, spalmarci nel Val d'Arno, quindi includere. Quest'anno a Bucine si è aggiunto il comune di Montevarchi e siamo molto contenti, quindi ringrazio anche il sindaco Benini e il sindaco Chiassai perché da sempre sostengono la figura di Paolo, la Paolo Rossi Foundation, la nostra famiglia, sono entrati anche come soci sostenitori nella Paolo Rossi Foundation, e quindi ecco, per noi è importante avere già loro all'interno di questo progetto che, ripeto, potevamo portare anche fuori dal Val d'Arno, ma abbiamo fatto una scelta precisa, abbiamo deciso di rimanere qui dove Paolo è voluto rimanere fino alla fine. Quindi l'idea è quella di far crescere il memorial sempre più e farlo diventare, diciamo, una punta di diamante, quindi uno diciamo, dei tornei più importanti a livello nazionale e internazionale. Quindi spero, insomma, che le condizioni ci sono per fare bene, per fare sempre meglio. Quest'anno credo che appunto la visibilità ci sia anche in maniera più importante, perché avendo comunque, ecco, squadre, tra l'altro tutte squadre legate a Paolo, no? Quindi oltre a quelle dell'anno scorso, quindi vabbè, Bucine e Montevarchi che sono le ospitanti, quindi legate a Paolo, perché appunto in Val d'Arno noi abbiamo vissuto tanti anni e quindi sono due realtà alle quali siamo legati. Poi Prato Santa Lucia, dove Paolo ha iniziato a tirare i primi calci, la Cattolica Virtus, dove Paolo di Firenze, dove Paolo è diventato insomma, no, un calciatore, diciamo, no, già selezionato da squadre importanti, poi la Juventus, il Milan, appunto, il Perugia, il Vicenza. Quindi ecco, tutte squadre, ripeto, legate a Paolo e che sicuramente, insomma, saranno una bella attrattiva anche per il territorio.